Le rapine più grandi vengono studiate a tavolino perché deve essere pianificato ogni minimo dettaglio. Ma solo i banditi più ingegnosi riescono ad ideare i colpi più incredibili per poi sparire con bottini milionari. Nel video di oggi vediamo 5 criminali più furbi della storia. Prima di cominciare ricorda di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 5. Stefan Wrightweiser. Stefan è un cameriere con una forte passione per l'arte. Tra il 1995 e il 2001 riuscì a rubare ben 239 opere d'arte dal valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Mise a segno i colpi in 172 musei mentre viaggiava per l'Europa lavorando come cameriere. In media riuscì ad effettuare una rapina ogni 15 giorni. Quando finalmente venne arrestato, dichiarò che i suoi colpi non erano stati messi a segno per profitto e che non aveva mai cercato di vendere nulla. I furti erano dovuti esclusivamente alla sua passione e al desiderio di crearsi una collezione personale. Alla fine vennero recuperate appena un centinaio di opere dalla sua collezione e l'uomo trascorse poco più di 2 anni in prigione. Numero 4. La Banda del Vuoto. Un gruppo di criminali noti come la Banda del Vuoto ha ideato un originale metodo di furto dopo aver scoperto un particolare tipo di guasto nel sistema di incanalamento dei fondi delle casseforti della Monoprix, una catena di supermercati francese. Sono stati sufficienti un trapano ed un aspirapolvere, considerato che l'ideatore di questo sistema capì quanto fosse più semplice perforare un tubo pneumatico rispetto ad un cavò. Praticando infatti un buco all'ingresso del tubo dove viaggiavano le buste con i soldi ed inserendovi un potente aspirapolvere, la banda è riuscita in almeno 15 occasioni ad aspirare il denaro destinato alla cassaforte senza che nessuno si accorgesse di nulla. Questo metodo ha permesso agli astuti criminali di portarsi via in pochi anni ben 600.000 euro senza essere mai scoperti. Numero 3. Albert Spaggiari. Il 16 luglio del 76, durante la notte, una decina di uomini sfondarono una delle pareti del caveau della Banca Generale di Nizza, in Francia. I ladri avevano impiegato ben 2 mesi per scavare un tunnel di 8 metri che collegava la camera blindata della banca alle fognature della città. A capo della banca c'era Albert Spaggiari, un criminale francese che aveva scoperto che le fognature passano relativamente vicine al caveau. Durante il weekend, con la banca chiusa, Spaggiari e i suoi complici sfondarono la parete ed entrarono nella banca, dove rimasero senza essere disturbati per 3 giorni. Mentre la banda saccheggiava la banca, alcuni complici stazionavano fuori dall'edificio per segnalare con delle radio gli spostamenti del personale addetto alla sicurezza. I ladri, durante la permanenza nella camera blindata, riuscirono ad aprire più di 300 cassette di sicurezza ed a raccogliere contanti e preziosi per un valore totale stimato in 100 milioni di franchi dell'epoca, circa 60 milioni di euro attuali. Quando abbandonarono il caveau il lunedì, lasciarono un messaggio: senza armi, senza violenza, senza odio. Le indagini non furono affatto semplici, tuttavia la polizia riuscì a rintracciare un complice che, interrogato, fece i nomi dei membri della banda, compreso Spaggiari. L'uomo venne arrestato nell'ottobre del 76, a 3 mesi dal colpo. Inutili furono i tentativi degli investigatori di ottenere informazioni sulla refurtiva. Sta di fatto che dopo appena 6 mesi di detenzione, Spaggiari riuscì ad evadere saltando giù da una finestra durante l'ennesimo interrogatorio. Passò il resto della vita in fuga, facendo la bella vita finché non morì di cancro nel 1989. La refurtiva del colpo alla banca di Nizza non fu mai recuperata. Numero 2. Kerl Gugasian. Gugasian è un rapinatore seriale di banche, nonché uno dei criminali più prolifici della storia degli Stati Uniti.
avendo messo a segno più di 50 rapine lungo una carriera criminale di ben 30 anni, riuscendo a portarsi via complessivamente oltre 2 milioni di dollari. Ogni sua rapina veniva pianificata meticolosamente. Oltre ad esaminare ogni aspetto della banca e della zona, per giorni studiava anche i movimenti dei dipendenti. Le banche rapinate si trovavano sempre in piccoli centri abitati collegati a svincoli autostradali, nei pressi di aree boschive dove poteva far perdere più facilmente le proprie tracce. Creò anche un nascondiglio dove riporre soldi e attrezzatura subito dopo le rapine. Stava molto attento ai dettagli, indossava maschere che coprissero anche il colore della sua pelle ed abiti più larghi per nascondere la corporatura. Tuttavia, per puro caso, venne scoperto il suo nascondiglio e successivamente la sua identità. L'uomo è stato arrestato e condannato a scontare 17 anni di carcere. Numero 1. Leonardo Notar Bartolo. Un piano incredibile, studiato e messo a punto nell'arco di più di 3 anni. Un periodo che l'italiano Leonardo Notar Bartolo passò ad Anversa, in Belgio, fingendo di essere un mercante di diamanti. L'impresa impossibile consisteva nello svaligiare il caveau del World Diamond Center di Anversa, considerato sino ad allora impenetrabile. La camera blindata disponeva di ogni genere di sistema di sicurezza, protetta da rilevatori di calore a infrarossi, un campo magnetico e una serratura con 100 milioni di combinazioni. Notar Bartolo, con una microcamera, entrò più volte nella Diamond Center per studiare ogni dettaglio. Mise in piedi una squadra di 5 uomini specializzati che costruirono una replica del caveau per perfezionare al meglio il colpo. La notte del 15 febbraio del 2003, i banditi misero fuori gioco uno ad uno ogni sistema di sicurezza. Con una speciale lacca coprirono i sensori di movimento e riuscirono ad ottenere la combinazione della camera blindata grazie ad una telecamera posizionata in precedenza. All'interno del caveau vennero forzate 123 cassette di sicurezza contenenti oltre 100 milioni di euro in diamanti e gioielli, ma i rapinatori, che avevano studiato ogni dettaglio, commisero alcuni errori che gli costarono caro. Infatti, nei pressi della scena del crimine vennero ritrovati alcuni resti di cibo dal quale venne estrapolato il DNA di Notar Bartolo. Tutti i membri della banda vennero così arrestati. Notar Bartolo finì in carcere, dove vi rimase fino al 2017. Allora, conoscevate questi incredibili ladri? Fateci sapere nei commenti qui sotto quale vi ha colpito di più. Lascia un like se il video ti è piaciuto, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.